La storia dei 150 lavoratori dell'ATR di Colonnella è drammatica. Una vicenda che per la terza volta viene portata in piazza per protesta sotto le finestre della prefettura di Teramo. Il presidio ha visto ancora unite le tre sigle sindacali provinciali di CGIL, CISL e UIL, i cui rappresentanti hanno incontrato il nuovo prefetto della città, Angelo De Prisco. Senza stipendi da sei mesi, meno di 500 euro mensili di cassa integrazione, i lavoratori dell'azienda vibratiana non riescono più a sopravvivere. Molti di loro sono tornati a vivere con le famiglie di origine e non capiscono perché la proprietà non dichiari ancora fallimento, procedura che potrebbe permettere all'ATR di essere acquistata da altri imprenditori e tornare ad operare nel delicato settore dei compositi. La speranza è sempre la stessa. Si possa risolvere qualcosa, ma ormai il pessimismo è abbastanza conclamato da parte di tutti i dipendenti, perché anche oggi non è nemmeno presente il dottor Di Murro. Siamo sei stipendi non pagati. Non so cosa ci si può aspettare. Dall'ultima volta, era il mese di febbraio, non è cambiato assolutamente nulla. Bisognerebbe impedire a certi soggetti che non vogliono fare impresa di acquisire un'azienda, perché la situazione è drammatica per persone che vivono di stipendio. Il nuovo prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, ha preso atto della difficilissima situazione esistenziale e professionale in cui versano i lavoratori dell'ATR di Colonnella ed ha assicurato che presto convocherà le parti per un incontro. Stessa cosa aveva fatto l'ex prefetto Patrizzi, ma la proprietà è stata spesso latitante. Voi che cosa chiedete al prefetto? Al prefetto chiediamo, per quello che possono essere i suoi poteri, di fare pressione sulle istituzioni, sulla regione e anche sullo stesso dottor Di Murro, di mettersi una mano sulla coscienza e pagare gli stipendi arretrati.